Immaginate un robot umanoide che potrebbe intervenire in caso di disastri per salvare vite o evitare conseguenze ancora più gravi. Non è fantascienza, Walkman è un progetto in via di sviluppo all'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova. In futuro Walkman potrebbe essere impiegato in situazioni pericolose al posto dell'essere umano e proprio dall'uomo Walkman sta imparando a muoversi e camminare. Questo robot un giorno potrebbe salvare la vostra vita. Al momento ancora bisogno delle istruzioni da parte degli uomini, ma in futuro dovrà essere in grado di valutare eventuali pericoli e situazioni particolari da solo. Il team di Walkman sta lavorando sul software per migliorare la capacità di questo robot di camminare su superfici instabili. Lei è responsabile del progetto Walkman. Può dirci di più sul futuro di questo progetto? Il robot, come potete notare, è antropomorfo. È dotato di diverse articolazioni e parti mobili, in poche parole equivalenti ad un corpo umano. Si può notare la mano con 5 dita, in pratica è stato progettato con lo scopo di eseguire manovre anche molto potenti. Quindi avete preso a modello proprio l'essere umano per progettare questo robot. Tutti gli oggetti che usiamo nella nostra vita sono stati progettati tenendo in considerazione la configurazione del corpo umano. Un robot con tale configurazione sarà in grado di seguire compiti simili, ma in modo migliore. Walkman, sviluppato nell'ambito di un progetto di ricerca dell'Unione Europea, è dotato di un sistema di visione stereo e di uno scanner laser rotante 3D, che gli ha anche permesso di superare il test di guida di un'auto. In caso di situazioni estremamente difficili, un operatore umano da remoto potrà prenderne il controllo. La sfida più dura per i progettisti è quella di controllare la locomozione, l'equilibrio e la manipolazione degli oggetti. All'interno delle articolazioni ci sono dei sensori in grado di dirci la posizione di ogni giunzione. Ha bisogno anche di una coppia di sensori di forza per valutare l'impatto che riceve dall'ambiente esterno. Qual è la potenza del robot? In termini di potenza è molto simile ad una macchina di medie dimensioni. Ogni giunto del robot, ad esempio del ginocchio o dell'anca, che deve fare degli sforzi notevoli, è simile alla potenza di uno scooter 50. Negli spazi normalmente utilizzati dagli uomini, questi robot possono agire meglio rispetto ai classici modelli su ruote. Per questo, i ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia si sono ispirati alla struttura dell'essere umano. Molti dei principi che esistono in biologia ci hanno ispirato durante lo sviluppo di questo lavoro. Ad esempio, il risparmio energetico, in particolare attraverso meccanismi di distribuzione che possono rendere i movimenti inversi durante il nostro movimento naturale. In queste fasi non abbiamo bisogno di usare energia per muovere il robot. Ci aiuta la forza di gravità a spostarlo. Abbiamo usato questo principio, efficienza energetica per un robot in grado di operare più a lungo rispetto ad ora. Il prossimo passo per Walkman sarà passare il test previsto per la fine del 2017 davanti alle autorità della Protezione Civile Italiana. Il robot verrà inviato in un edificio in fiamme. La sua missione? Trovare e salvare un essere umano.